critica chi dice basta con gli spettacoli e la cultura, ci vogliono manutenzione e opere, o no? Ma io il problema è che qualcuno perde di vista anche il parametro economico, che per fare una strada i costi sono molto molto elevati. Nonostante ciò, noi abbiamo fatto in questi anni più strade rispetto ai 10 anni di amministrazione di centro-sinistra, quindi parlano i fatti, ma per fare una manutenzione straordinaria dopo 10 anni di abbandono di queste strade significa investire parecchie risorse che oggi non ho, considerato anche il decreto salvente che da una parte avevano attestato un pagamento di 3,2 milioni all'anno di debiti rivenienti dalla gestione scellerata del passato, dall'altra parte questo pareggio doveva avvenire con la vendita di beni, purtroppo questa stima è stata sovrastimata perché i beni messi in vendita non hanno trovato allocazione, dall'altra parte i debiti che abbiamo pagato e onorato sono non di 3,2 milioni ma più del doppio, di 7,6 milioni, quindi questo delta purtroppo siamo costretti ad onorarli con la spesa corrente, quindi significa sottrarre economie ai servizi. Accoglierà la provocazione di Agostinacchio nell'invitarla a fare un bilancio di quello che ha fatto finora nel puntare più su socializzazione, su opere di urbanizzazione e così via? Ma sì che lo farò, anche perché abbiamo veramente fatto tanto anche in termini di programmazione. A giugno aspettiamo questa chiamata per sottoscrivere questa convenzione con il governo che porterà a Foggia quasi fra 18 milioni di finanziamento pubblico e altrettanto da parte dei privati per questa sinergia pubblico-privato con il progetto da periferia a periferia per un totale di 30 milioni di euro. Le azioni che stiamo facendo in una schizofrenica situazione urbanistica, io posso dire una cosa, che in questi anni non ho aumentato di un centesimo il debito che ho ereditato, non ho aumentato di un centesimo le tasse e in questo tempo non ho fatto nessuna speculazione edilizia, visto che oggi non riesco a dormire perché devo risolvere un problema di una sentenza sull'ampliamento in variante urbanistica della 167 che mi toglie il fiato, perché in quell'area ci sono gente, c'è gente che ha investito, ha trovato l'allocazione della prima casa e quindi mettere in azione quella sentenza significa revocare tutte le attività di permessi a costruire, revocare gli atti notarili, significa mettere per strada tanta gente che in maniera incolpevole ha acquistato questi immobili, e questa è un'altra nefasta eredità che io mi porto sul groppone.